Siamo nel nord della Sardegna, in provincia di Sassari, su un promontorio che si affaccia al centro del Golfo dell'Asinara. Oggi scopriamo Castel Sardo, uno dei borghi che conquista tutti, nessuno escluso. Bellezze naturali, insenature, gastronomia, prodotti tipici, storia. Sicuramente uno dei borghi più belli della Sardegna, ma anche d'Italia. Castel Sardo è dominato dal castello che da secoli si staglia maestoso a difesa del centro storico. Giuseppe, che vista da qui e quanta storia! Sì, tanta storia. Qua ci troviamo nel castello dei Doria. Fu edificato nel 1102 dalla potente famiglia genovese che la utilizzò come base per i propri possedimenti in Sardegna. Grazie alle sue mura, grazie alla conformazione del territorio, ma anche grazie alle risorse del castello, è rimasta inespugnata per secoli. Accanto al castello c'è la cattedrale con una vista panoramica bellissima. Assolutamente, la sua caratteristica poi è questo campanile a strapiombo con una cupola maiolicata molto 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 bella. L'altra caratteristica della cattedrale è di essere lo scrigno che contiene i tesori del maestro di Castel Sardo, un pittore che è molto importante. Borgo di grande suggestione, ma ci sono anche altri punti panoramici da vedere. Assolutamente, punti panoramici non mancano. Adesso ti porto a vederne due speciali, uno a oriente ed uno ad occidente. Andiamo! Ultimo scatto è d'obbligo, la roccia dell'elefante. Sì, è uno dei siti più fotografati di Castel Sardo per la sua conformazione, appunto. E anche questa la porto con me.